riguardo a questa assemblea che purtroppo è andata come è andata lunedì, io devo confermare che con grande disappunto ho dovuto constatare che evidentemente gli uffici non erano stati precisi, puntuali nel verificare gli atti che comunque sono propedeutici ad una riunione così delicata e ad un atto così importante. Però ho anche da dire che purtroppo rilevo con la singolarità della questione, perché se andiamo a focalizzare chi è intervenuto e chi ha chiesto poi di rinviare l'assemblea e annullare quella riunione, sono gli stessi attori in commedia del piano di zona sociale, se andate un po' indietro con la memoria. Quindi evidentemente questa cosa parte un po' da lontano, io rilevo solo questo, è una strana causalità, però è così. Così come rilevo dagli atti in mio possesso che il sindaco di Rocca Bascerana, per l'esattezza, ho qui la convenzione, la fotocopia della convenzione sottoscritta dai sindaci, scusatemi, allora il primo comune che ha firmato naturalmente è il comune di Avellino, il secondo comune è Solofra, il terzo è Lusco, il quarto è Sant'Angelo a Scala, il quinto è Prada Principato Ultra, guarda un po', sindaco Tenerillo, poi c'è Montefalcione, Castelvetere e guarda un po' il comune di Rocca Bascerana, che il 7 di maggio il sindaco Saverio Russo firma la convenzione e poi solleva questa questione in aula, per carità legittimamente, ma solleva una questione. Trovo questo molto strano, mi limito ai fatti. In conseguenza di questa questione ho scritto il giorno dopo al Presidente della Giunta regionale chiedendo che venga nominato il commissario Vacta riguardo questa vicenda del comune di Rocca Bascerana, e quindi mi attendo che il Presidente della Giunta regionale proceda celermente. È chiaro che questa questione adesso è legata a questa nomina del commissario Vacta, perché questo sarebbe il comune che ha sollevato la questione. Avrebbe convocato peraltro, guarda un po', il giorno dopo il sindaco di Rocca Bascerana il consiglio comunale in prima convocazione il 25 luglio e in seconda il 26 luglio, mettendo all'ordine del giorno solo ed esclusivamente l'approvazione di questa convenzione. Io capisco le dinamiche politiche, capisco tutto, non capisco però gli atti, come dire, predeterminati a creare incidenti, definiamoli così. Resta il fatto, questo vorrei chiarire, che per quanto mi riguarda non ho chiesto, non chiedo e non chiederò mai incarichi per la mia persona. La indicazione a guidare Lato Rifiuti mi è giunta dai sindaci del Partito Democratico, mi è giunta dal Partito Democratico e, perché no, per senso di responsabilità ho accolto questa indicazione. Io non ho chiesto, non chiedo e non chiederò mai nulla per me. Non c'è stata nessuna questione di poltrone. Voi sapete quanto è meglio di me che questo incarico è solo un incarico di grandissima responsabilità, perché no, giusto per aprire e chiudere una breve parentesi, senza alcuna remunerazione, non perché io debba chiedere una remunerazione per un'attività di servizio per le comunità, perché chi si mette al servizio delle comunità lo deve fare in modo sincero. Perché no, leale e specchiato. La mia storia parla per me. Devo dire che
la vicenda Ato Rifiuti riguarda la città di Avellino. È stato riconosciuto non solo dai sindaci del PD, ma anche da altri sindaci, che la guida di questa conferenza d'abito spettasse al comune capoluogo. Quindi non c'entra la persona, Foti è residuale, oggi Foti è sindaco pro tempore della città di Avellino. Foti fra una settimana, fra un mese, un anno o quattro non sarà più il sindaco di Avellino. Resta la competenza, che è un fatto sostanziale, sul piano sostanziale, perché no, politico e anche amministrativo, di un riconoscimento alla città di Avellino, alla città di Avellino. Il sindaco di Avellino ha accettato questa indicazione dei sindaci del PD e del PD e anche degli altri partiti solo ed esclusivamente per un interesse più alto, che è quello della tutela di questa vicenda riguardo a difficoltà che pure ci sono state e ci sono state nel passato e comunque permanenti. La città di Avellino su questa partita dei rifiuti, apro e chiudo una parentesi, è impegnata per la modica cifra di circa 14 milioni di euro all'anno. Il ciclo dei rifiuti alla città di Avellino costa 14 milioni di euro circa, mancano poche centinaia di migliaia di euro per raggiungere proprio la cifra di 14 milioni di euro. Quindi credo che qualsiasi sindaco, con senso di responsabilità, si debba occupare di questa questione per riportare questo servizio, perché noi parliamo di servizi pubblici essenziali, riportarlo alle famose 3 economicità, efficienza e non ci viene il terzo oggetto ed efficacia, economicità, efficacia ed efficienza. Quindi è un interesse pubblico, un interesse pubblico preminente e prevalente. Non sono stato un uomo innamorato delle cariche e degli incarichi, e penso che un po' tutti in queste prossime settimane, in attesa che si definisca questa questione sul piano procedurale amministrativo per il comune di Arcobaceva, debbano un po' riflettere con sincerità d'animo e con lealtà politica su questo argomento. Io non ho nessuna necessità, per quanto mi riguarda, di ricoprire questo ruolo, che, consentitemelo, per tanti aspetti è una partita maleodorante e molto difficile da gestire. Questa alzata di scudi che c'è stata all'interno del Consiglio Comunale di Avellino e anche fuori dal Consiglio Comunale di Avellino mi fa presupporre che evidentemente qualcuno è preoccupato, alcuni o qualcuno possano essere preoccupati dal fatto che Paolo Foti, il sindaco di Avellino pro tempore, possa andare a guardare nel dettaglio e nel concreto questa vicenda. Devo ritenere di aver involontariamente, solo per aver accettato questo invito dei sindaci del PD, del Partito Democratico e degli altri partiti, abbia suscitato le preoccupazioni di qualcuno. Se questo dovesse essere, hanno ben onde di essere preoccupati, perché è chiaro che se io dovessi accettare questo incarico lo interpreterò come sto interpretando o interpretando la funzione di sindaco di Avellino, guardando fin in fondo, fin nella profondità, tutti gli atti e tutte le procedure. Sindaco, adesso si è creata una nuova spaccatura con questa ventina di sindaci che sembra essere contro le ardentese. Adesso come si intende procedere per ritrovare l'unità? Questa è una questione, se ho colto il segnale, il messaggio che viene da questi 20 sindaci, che peraltro rappresentano, credo, in termini demografici, si adiano, sono delle comunità più piccole rispetto alla città di Avellino e di altri comuni pure grandi, come può essere Ariano, Montoro, Lioni o qualche altra
comunità irpina, è una legittima preoccupazione quella che avanzano questi 20 sindaci. Ma io credo che nessuno possa aver pensato o debba ancora pensare che vi possano essere a livello politico, vi possa essere la cosiddetta convenzione escludente. Devono essere tutti, se io dovessi occuparmi di questa vicenda, ho tutta la necessità di rapportarmi col territorio, io lo dicevo così. Cosa che ho già fatto peraltro alla vigilia dell'assemblea, perché invitato dalla Unione dei Comuni dell'Ufita ho partecipato ad una riunione in cui erano rappresentati oltre 30 comuni del circondario dell'Ufita e non solo, in cui si è dibattuto per 3 ore e mezzo, dalle 7:30 fino alle 10:30 di sera, di programmi, di iniziative, di esigenze del territorio. Nessuno può pensare di occuparsi di un servizio pubblico essenziale come quello dei rifiuti prescindendo dai sindaci e dalle esigenze del territorio. È chiaro che ancora prima di parlare di incarichi si è parlato di programmi. Io ho con me un documento che mi è stato consegnato e che sarebbe stato letto se si fosse celebrata l'assemblea, un documento programmatico di indirizzo, di indirizzi licenziato dai sindaci dell'Unione dei Comuni dell'Ufita, e qualsiasi altro atto programmatorio di indirizzo sarebbe stato sicuramente accolto e sicuramente l'ufficio di presidenza, se fosse stato eletto, se ne doveva far carico. In ogni caso questo stand by sarà utile affinché i sindaci legittimamente discutano di questo servizio pubblico essenziale per la comunità irpina. Nessuno ha da difendere prerogative, privilegi, utilità personali. Evidentemente queste questioni appartengono a tutto quel sottobosco borderline che circola intorno alla raccolta e al ciclo integrato dei rifiuti, che evidentemente non è riuscito a trovare ospitalità e diritto di cittadinanza in questa discussione. Diritto di cittadinanza in questa discussione ce l'hanno i sindaci, che sono i veri portatori di interessi delle comunità, e ogni singolo sindaco ha tutto il diritto di fare le proprie proposte, di avanzare le esigenze della propria comunità. Si è rivendicato questo ruolo da parte dei sindaci? Bene, lo strumento licenziato dalla Regione è uno strumento di per sé complessivamente attuale e valido. Sta adesso ai sindaci metterlo in esercizio con correttezza e dando essenzialmente le risposte alle proprie comunità. Le risposte alle proprie comunità quali sono? Che questo servizio costi di meno, sia efficiente e costi di meno. Questi sono gli interessi di tutte le comunità, ne sono escluse, partendo dalla città di Avellino, fino a finire al comune più piccolo della provincia. Questa è l'esigenza a cui dare la risposta, in termini di efficienza e economicità del servizio. La città di Avellino, per quanto tempo ancora potrà sopportare un costo, vi rendete conto che è un costo importantissimo, il ciclo dei rifiuti, circa 14 milioni di euro. Qual è l'esigenza della città di Avellino? Di abbattere questo costo e di renderlo qualitativamente migliore. Punto. È lo stesso principio che vale per tutte le altre comunità. Questa è una questione che hanno sollevato anche i sindaci che non hanno aderito al Fini Ambiente, cioè questo nodo non lo trascione. Certo. Penso che il Fini Ambiente che fino fa. Il Fini Ambiente è un soggetto giuridico licenziato tempo fa, che comunque un qualcosa di sostanziale, a mio parere, l'ha garantito, ha tenuto lontano dal ciclo dei rifiuti le organizzazioni delinquenziali, e come voi sapete in Campania fanno affari d'oro con i rifiuti,
innanzitutto col trasporto, il sistema dei trasporti. Allora questa esigenza va valorizzata se ci sono le condizioni. Poi la mia cultura personale, e perché no anche quella politica, mi impone di guardare con attenzione, so che anche tutti gli altri sindaci, la maggior parte dei sindaci, guardano con attenzione alla tutela dei posti di lavoro, perché non si può voltare pagina all'improvviso e dire bene, arrivederci, amici come prima, però noi facciamo tutt'altro. È chiaro che bisogna contemperare le esigenze della efficacia, dell'efficienza e della economicità con quello che è attualmente il sistema di gestione del ciclo integrato. Questo presuppone che il sindaco di Avellino è per una gestione pubblica del servizio di rifiuti, prima cosa. Acqua, rifiuti non possono che essere pubblici. Se però questi servizi implicano degli investimenti, attenzione, noi facciamo i conti, questa è una mia opinione del tutto personale che va chiaramente confrontata con gli altri sindaci, se ci sono da fare investimenti non c'è ente locale che ha la possibilità di fare oggi investimenti, quindi ritengo che vada valutata attentamente la possibilità di delineare un sistema che integri il pubblico con capitali privati. Non abbiamo avuto, ovviamente non è una critica a lei. Questa è una mia opinione personale che va confrontata chiaramente. Prendendo atto che Asideba Dariano e la situazione della ex azienda in provincia di Avellino, pubblico-privato, non sono stati bellissimi esempi di gestione in provincia. Sull'impiantistica, sindaco. Sono investimenti. Che ci sono, cioè qua parliamo. Sull'impiantistica abbiamo visto che questo cosiddetto sistema delle larghe intese, che cosa ha collocato? Ha collocato Avellino, che c'ha lo Stige, e Sirignano, che c'ha la discarica. È uno scandalo? Non so se è uno scandalo. Però impianti importanti in provincia di Avellino, quali sono oggi? La discarica e lo Stige. È una parte del problema, ma ritengo che per rendere questo servizio efficiente si debbano fare investimenti. Non mi risulta che in questi anni, sia pure pochi, il Pini Ambiente abbia fatto un euro di investimenti. Allora questo soggetto, questo strumento va coniugato con la esigenza di realizzare strutture che impediscano viaggi fino a Padova, per esempio, per conferire l'umido, e poi arriviamo ad un costo che grava sulle casse comunali di tutta la comunità provinciale per circa 190 euro a tonnellata, attenzione, 190 euro a tonnellata, questi sono costi che per le casse comunali, tutte, nessuna esclusa, sono costi insopportabili e insostenibili, bisogna prendere atto di questo. Poi toccherà, lo ripeto, lo ribadisco, toccherà al sindaco di Avellino pro tempore, alla città di Avellino, guidare questa conferenza d'ambito. Se toccherà alla città di Avellino guidare questo processo, la città di Avellino si dovrà confrontare al suo interno e si dovrà confrontare con le altre comunità. Ma certamente nessuno deve pensare che il sindaco di Avellino è abbarbicato al potere. Io non ho alcuna necessità di esercitare potere, io ho una sola necessità, l'ho detto nel momento in cui mi sono candidato a sindaco, di mettermi al servizio della mia comunità e della comunità irpina, per quelle che sono le mie modeste e scarse possibilità. Sindaco, uno dei rilievi maggiore che muovono gli altri amministratori, diciamo così, dissidenti, è quello che si parla appunto di questa politica e non di programmi. L'abbiamo già detto prima. Dice economicità ed efficienza, ma non pensa che oggi è mancata una proposta al di fuori di questa qui di integrare il privato, è comunque un po' vaga. Chi chiede appunto concretezza sui programmi e sull'efficienza ed economicità di cui parla anche lei, peraltro?
io non ho impedito, per quanto mi riguarda, io avevo un dovere di legge in qualità di comune capofila di convocare l'assemblea per costituire la conferenza d'ambito per evitare che la regione Campania commissariasse l'ambito. Io non ho e non avrò alcuna fretta né frenesia di dovermi occupare anche di questo. Lo ripeto, è chiaro quello che ho detto, credo di essere stato chiaro. Io ho dovuto dar seguito ad una disposizione di legge regionale per evitare che il sistema venisse commissariato. Vi erano tutti i segnali, e ritengo che permangano tutti i segnali, per i quali la Regione Campania, se potesse, si riapproprierebbe del sistema. Noi usciamo da una gestione commissariale e dovremmo rientrare in una gestione commissariale. Ritengo che le comunità debbano essere artefici del proprio destino, anche per quanto riguarda i servizi pubblici locali. Sì, però è evidente che attorno alla questione del lato si stiano mettendo alla prova vecchi e nuovi equilibri politici in provincia di Avellino. Proprio in queste ore Scelta Civica prende una posizione ferma, netta, anche attraverso le diverse articolazioni territoriali, amministrative e politiche del partito. Scelta Civica, che però è un alleato del PD sia in questa amministrazione che in alcuni enti di servizio importanti della provincia. E questo modifica qualcosa nel rapporto, nel giunge inaspettato come insomma atteggiamento politico quello di Scelta Civica, anche se poi il parlamentare del partito comunque sottolinea che insomma non viene tolta la fiducia, diciamo, al sindaco di Avellino, ma più che altro in quanto amministratore del comune capoluogo rispetto al lato. Io ribadisco, il sindaco di Avellino non è candidato a nulla, questo deve essere chiaro, che la città di Avellino che è candidata a guidare eventualmente questo processo. Riguardo le dinamiche politiche, io non mi occupo di dinamiche politiche, non mi interessano, sono questioni che attengono ai partiti, larghe intese, non larghe intese, io non so qual è posso dare un giudizio di carattere personale, sul piano personale, poiché parliamo di servizi pubblici essenziali e fondamentali. Ritengo che tutti abbiano diritto di cittadinanza sulla gestione di questi servizi pubblici essenziali, perché riguardano i destini di una comunità intera. Non ci sono solo sindaci PD che guidano le amministrazioni locali, non ci sono solo sindaci di Forza Italia, non ci sono solo sindaci di Scelta Civica, non ci sono solo sindaci di SEL, non ci sono solo sindaci di Unione Democratica di Centro. Se si è imboccata da parte del Partito Democratico questa strada, evidentemente sono state fatte delle valutazioni che riguardano l'interesse diffuso della comunità irpina. È una valutazione di carattere politico sulla quale io non mi permetterò di avanzare censure o di avanzare dubbi e perplessità. E nessuno pensi che questo percorso che è stato delineato doveva servire per realizzare una comodità del sindaco di Avellino. Il sindaco di Avellino, lo ripeto per l'ennesima volta, non ha chiesto, non chiede e non chiederà mai nulla per sé, perché non ha nessuna necessità di esercitare potere. Io ho necessità di esercitare la mia funzione di sindaco di Avellino. Se mi si chiede di offrire un ulteriore servizio, devo verificare che vi sia un sentimento diffuso di condivisione. Se non vi dovesse essere questo sentimento leale, diffuso, di condivisione, io ne prenderò atto. Sì, ma senza rammarico e senza pregiudizi e senza vendette, perché io non conosco questo sentimento della vendetta. Quindi questo schema a cui si faceva riferimento sarebbe eventualmente riproponibile anche per l'elezione del Presidente della Provincia, probabilmente, oppure, come è stato detto in Consiglio Comunale, il Sindaco di Avellino può farsi garante della costruzione di un equilibrio nuovo? Se io dovessi dire quello che penso, io ho tentato in tutti i modi di realizzare il centro-sinistra, però io vedo che il centro-sinistra trova difficoltà al suo interno stesso, a dialogare, a discutere, a confrontarsi, perché non vi possono essere atteggiamenti
ondulati da ambo le parti, da ambo le parti. Recitare un ruolo in consiglio comunale, recitarne un altro all'esterno del consiglio comunale. Io, ma questa è una mia aspirazione, capisco poi che non può sempre trovare diritto di cittadinanza. Io gradirei che il consiglio comunale si facesse meno politica e più atti amministrativi. Io oggi, dal mio insediamento ad oggi, ho assistito a molto tatticismo politico all'interno del Consiglio Comunale di Avellino e poco agli atti amministrativi, certamente perché le opposizioni fanno il loro ruolo, esercitano legittimamente, per carità, il loro ruolo, però insomma non si può essere sempre, come dire, soggiacenti a questo tipo di impostazioni. Gli ordini del giorno del Consiglio Comunale non possono sempre risolversi in ordini del giorno, mozioni, che durano un'infinità di tempo e poi dover aggiornare i lavori del Consiglio Comunale per parlare di debiti fuori bilancio, per esempio, che sono anche un atto amministrativo necessario, o di guardare il regolamento del BERT per parlare del regolamento del BERT. Ma questa è una mia aspirazione, una mia opinione personale, ecco, mi piacerebbe che il Consiglio Comunale lavorasse più sui fatti, sulle questioni amministrative, meno sui tatticismi politici tra opposizione e maggioranza, e quindi assistere a discussioni, dibattiti, dei faticanti che iniziano alle 4:30 del pomeriggio e finiscono a mezzanotte. Sindaco, chiedo scusa, due dati tecnici: quando si riconvertirà quindi la prossima conferenza d'ambito? All'esito della risposta della Regione Campania rispetto alla mia richiesta di nomina del commissario ad acta del comune di Cervinato. Tra l'altro, ma questo col beneficio dell'inventario, mi riferivano stamattina che il comune di Cervinara sarà dichiarato in dissesto finanziario e quindi purtroppo Rocca Pasceranna, chiedo scusa, che ho detto Cervinara? perché la sezione unita regionale avrebbe dichiarato questa condizione del comune di Rocca Pasceranna, e il comune di Rocca Pasceranna ha impugnato questa determinazione della sezione unita regionale, però la Corte dei Conti ha rigettato l'opposizione del comune di Rocca Pasceranna, quindi probabilmente nei prossimi giorni il comune di Rocca Pasceranna sarà sciolto e sarà nominato un commissario straordinario. Quindi invece qual è il termine di legge entro il quale poi, se non si costituisce l'ambito? Diciamo che su stricto iure, insomma, in punto di diritto, noi abbiamo interrotto i termini, perché mi sono reso parte dirigente di convocare l'assemblea d'ambito due volte. È chiaro che doverosamente dovrò attendere le determinazioni della regione riguardo il comune di Rocca Pasceranna. Ci sono consigli comunali che avevano deliberato l'adesione, hanno firmato tutti la convenzione, avevano deliberato l'adesione in giunta e molti stanno procedendo alla ratifica in consiglio comunale. Insomma, a questo punto insomma credo che sarò in condizione di riconvocare l'assemblea per agosto, subito dopo il Ferragosto. A proposito di consiglio comunale, penso che il documento verrà proposto. Quale documento? Quello che si doveva votare, che poi non è. Ma questa è la competenza del presidente del consiglio comunale, non del sindaco. Non lo so. So che è stata convocata la conferenza dei capigruppo nel fine settimana, perché giustamente devo ritenere che sia così. Il presidente del consiglio comunale, nella sua responsabilità, deve verificare che si possa riconvocare eventualmente il Consiglio Comunale per esaurire l'ordine del giorno, perché vi erano anche parti importanti, vi è la presa d'atto della riprogrammazione di Europa Viva, per esempio, no? Un atto che ho dovuto firmare perché c'è stata una forte accelerata in Regione Campania. Io ero andato per depositare la riprogrammazione e mi sono trovato a dover attendere l'arrivo dell'assessore, un fatto imprevisto e imprevedibile, che aveva la volontà determinata di firmare l'accordo di programma così come concordato con gli uffici, e quindi io sono tornato alle 4:30 del pomeriggio per aspettare l'assessore per un filmato, però vorrei andare comunque alla ratifica del Consiglio Comunale, la riprogrammazione, per esempio.
Sindaco, questa vicenda del lato ha fatto venire fuori un po' di nuovo le divisioni in maggioranza. Si era parlato di conferenza programmatica e non c'è stata, si era parlato di impasto e non c'è stato. Come intende lei, insomma, rimettere un po' a posto la sua maggioranza? Io ho un solo dovere, ho il dovere di rapportarmi con i gruppi di maggioranza e di condividere processi e azioni. È chiaro che io considero, questo anche per sgombrare il campo definitivamente da questa telenovela, considero chiusa una prima fase di questa amministrazione e quindi alla ripresa delle attività io metterò in campo tutte le azioni affinché si attivi una seconda fase, una nuova fase di questa amministrazione che riguarda tutti, riguarda chiunque, perché ho preso atto delle questioni risolte, ho preso atto delle questioni ancora non risolte e quindi abbiamo necessità di imprimere una forte accelerazione alle attività amministrative, quindi io considero chiusa questa prima fase e quindi utilizzerò queste prossime settimane che molti consiglieri comunali, molti assessori dedicheranno ad un meritato riposo, io lo dedicherò ad una opportuna e necessaria riflessione riguardo il futuro di questa amministrazione. Sindaco, questa seconda fase quindi riguarderà un eventuale rimpasto di modulazione e inoltre metterà devo rifletto, anche... detto che devo rifletto. È finita una fase, ne ricomincia un'altra. Invece quando riguarda... è chiaro il concetto, è finita una fase, deve ricominciare un'altra. Come approcciare la nuova fase, sta nelle mie prerogative e nelle mie decisioni. Sta nelle mie prerogative e nelle mie decisioni. Però è chiaro che devo iniziare con una nuova fase. Sindaco, tanto sto a vostra disposizione, sono vostro ostaggio. Volevo sapere, tolto il lato politico e il lato amministrativo, la vicenda ha fatto riproposto un problema che c'è tra il lato amministrativo e il lato politico del comune, lei si è scagliato contro il segretario generale in passato. No, io ho censurato l'attività della segreteria generale senza identificare la segreteria generale. Allora, la segreteria generale è composta dal segretario generale da una serie di funzionari. Questi atti andavano verificati e valutati non certamente dal sindaco ma dagli uffici della segreteria generale. Non mi posso trovare di fronte a un fatto. No, indubbiamente, però questo qua segue i problemi che ha avuto la Verde col suo settore, i problemi che ha avuto la Barra col suo settore, i problemi che ci sono in altri tra assessori. Ma è di tutta evidenza che è di tutta... lei si è insegnato dicendo sì. Modifico il lato amministrativo. Sì. Lo sistema, l'esigenza di riorganizzare, noi abbiamo discusso e parlato di una esigenza evidente di riorganizzare la macchina comunale e vi sono vari episodi che giustificano e danno ragione a questa visione. Siamo alla vigilia di questa decisione definitiva di riorganizzazione della macchina, siamo ancora oggi nella condizione di dover verificare che vi sono per esempio dirigenti in ferie. Io mi sono trovato senza segretario generale che si è infortunato per la seconda volta, il vice segretario una settimana prima era in ferie, io ho dovuto chiedere un segretario a scavalco del preterista, no? Per il segretario generale comune di Ariano per assistere in assemblea della conferenza. Ci sono delle difficoltà all'interno della macchina, ci sono molti funzionari, molti impiegati che sono delle grandissime professionalità, ma poco valorizzate e poco premiate. E poi sono tanti altri che stentano. Difficoltà o ostilità? No, stentano, proprio stentano. Allora bisogna discernere il grano dal miglio, insomma, e valorizzare, perché la maggior parte dei dipendenti comunali sono dipendenti molto legati all'amministrazione, che fanno fino in fondo il proprio dovere, ma sono poco premiati e poco valorizzati. Ecco, bisogna guardare a questa parte del personale per stimolarla ancora di più, per premiarla come opportuno che venga premiata, per invogliarla a fare sempre meglio e suscitare lo stesso interesse in quella parte della macchina comunale che è meno
reattiva rispetto a questi stimoli. Questa è l'operazione da fare. Riguarda pure i dirigenti, naturalmente, che devono meglio rapportarsi tra di loro, riguarda anche la segreteria generale che deve coordinare l'attività dei dirigenti. Sono questioni molto complesse, non semplici da. I segretari generali, se non vanno bene, possono cambiare, almeno quello. Si possono cambiare nei 120 giorni dalla nomina. Non è che si possono cambiare dopo i 120 giorni. Mi è pentito di non averlo fatto. Pentito. Ma non è un problema fra me e il segretario generale. Noi abbiamo un segretario generale molto efficiente, molto capace, molto bravo. È chiaro? È stato sfortunato. In tre settimane, si è infortunato due volte. Una volta è caduto per le scale, un'altra volta è caduto dalla valanghetta. Che devo fare? Significa che ci sarà la maledizione di Montezuma se questa è stata. Per i maligni è stato buttato dalle scale. No, è caduto perché leggeva il giornale. Però sui tempi di questa riforma o riorganizzazione si era detto una prima volta a Pasqua, poi è stato detto entro l'estate o comunque luglio, ma stiamo finendo luglio e la sensazione è così. La osservanza delle norme, delle disposizioni, delle leggi, noi siamo il primo paese al mondo che ha una capacità di legiferare fino all'infinito, ci sono leggi su leggi affastellate l'una sull'altra che vanno interpretate a loro volta. Noi siamo legati comunque a quelle che sono le disposizioni di legge e le norme, che bisogna osservare passo passo. Noi siamo un paese prigioniero della burocrazia, siamo un paese prigioniero delle sue stesse leggi e purtroppo le leggi vanno rispettate e osservate. Quindi bisogna, purtroppo, mi rendo conto che abbiamo, diciamo, rispetto ai tempi che ci eravamo dati, siamo in ritardo, ma è un fatto che esiterà definitivamente sicuramente alla ripresa ambientale. Io di fronte a me l'assessore al personale, quindi l'assessore al personale mi può dare conferma di questa mia affermazione. Rispetto ecco, vedete? Vedete? Ma noi abbiamo sentito diverse volte l'assessore. Benissimo. Rispetto a quello che diceva prima della fase di riflessione, che adesso si apre, della sua fase di riflessione. Sì. In questa vicenda dell'altro rifiuti e in quelle che l'hanno accompagnato, i confronti nel gruppo, quanto ha sentito vicino il partito, il gruppo dirigente del partito? E questa fase di riflessione sancirà anche un cambio di atteggiamento suo rispetto al partito, al gruppo dirigente, chiederà maggiore sostegno per l'attività amministrativa? Io il Partito Democratico, il segretario, io l'ho visto molto attento e molto vicino alle vicende della città di Avellino ed è dimostrato da vari interventi, da varie dichiarazioni e anche da discussioni che si sono verificate all'interno degli organismi di partito. Trovo però singolare che questo partito abbia la capacità di farsi male da solo, perché è anche storia recente della cronica di questi giorni esponenti, dirigenti di partito gli uni contro gli altri. Io credo che il vero limite del Partito Democratico in questa città sia questa difficoltà a rapportarsi e a dialogare al proprio interno. Non rilevo un senso di appartenenza tra i dirigenti, tra gli iscritti, perché no, forse tra gli stessi simpatizzanti. Io credo che si debba concludere questa fase. Io credo che bisogna aprirsi al dialogo, al confronto, ma senza far volare gli stracci, perché si preferisce far volare gli stracci piuttosto che parlare delle questioni e di parlare di prospettive politiche. Magari c'è una cittadina per aiutarlo. E come no? Ma questa non è una partita conclusa. Io su questo sto molto insistente, ho premuto sul segretario provinciale del PD che si esiti anche questa storia. Io credo che adesso siamo alla vigilia, probabilmente, se non ricordo male, guardo al Presidente del Consiglio Comunale, che è molto più bravo di me, nel rinnovo del tesseramento del Partito Democratico, e quindi credo che è così, e quindi bisognerà attendere il nuovo tesseramento per procedere ad una convocazione dei piccoli cittadini per procedere all'elezione, perché quella è anche un'esigenza dell'amministrazione, perché questa assenza
poi crea questi, queste criticità e queste tensioni all'interno del Consiglio Comunale. Tra l'altro, io mi chiedo, sarà per colpa nostra sicuramente, però non può la cronaca cittadina, sia quella scritta che quella televisiva, avere come unico oggetto, il principale oggetto dei propri notiziari, dei propri pezzi, il comune di Avellino. È diventato ormai, come dire, l'argomento più gettonato, l'autorizzare. Io francamente in questa seconda fase a cui mi sto avvicinando a lunghi passi, insomma, io cambierò anche io atteggiamento. Io oggi, fino ad oggi, sono stato troppo generoso e troppo buono con tutti. Io abbandonerò questa condizione. Generosità e buonismo non mi apparterranno più, perché, se volete, ma lo dico con grandissimo senso di responsabilità e con grande rispetto, io esigerò anch'io per la mia funzione attuale rispetto e rispetto delle prerogative del sindaco. E non è più possibile che il sindaco di Avellino debba essere oggetto di mistificazioni, falsa informazione e bersaglio mobile di chi che sia di chiunque. Io ormai si è giunto un limite. Il mio atteggiamento muterà radicalmente. Io ho da tutelare gli interessi della città di Avellino, per me questo è l'unico scopo della mia vita, quello di tutelare gli interessi della città di Avellino. Altre questioni non mi appartengono, non mi interessano e non sono per niente importanti, non sono assolutamente importanti. Poi spero, mi auguro, che il Partito Democratico faccia un grande bagno di umiltà tutto intero e ritrovi le ragioni dell'unità e non le condizioni per dividersi. Basta divisioni, io non posso più sopportarle. Queste divisioni fanno male alla città di Avellino. Queste divisioni devono ricadere in termini di tensione all'interno del Consiglio Comunale. Beh, a questo punto ognuno prenderà le proprie responsabilità. Ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. E io d'ora in poi non esiterò più un secondo a denunciare queste questioni ai cittadini. Io devo rispondere, io come consigliere comunale, come assessore, dobbiamo rispondere ai cittadini, innanzitutto alla nostra coscienza e poi contestualmente ai cittadini. Perché crede che siano collegate le tensioni che stanno all'interno del partito rispetto alle tensioni? È di tutta evidenza che le tensioni interne del Partito Democratico e le tensioni fra il Partito Democratico e gli altri partiti si riverberano all'interno del Consiglio Comunale. Questo non può essere più. Il Consiglio Comunale si deve occupare delle questioni della città di Avellino. Il Consiglio Comunale non può essere il luogo dello scontro politico, non deve essere il luogo dello scontro politico. È una cosa profondamente sbagliata, è una cosa che non realizza gli interessi della comunità. Ed è una cosa profondamente sbagliata da rimuovere al più presto possibile.